Buongiorno e bentrovati su Consiglieria Bambini. Oggi affrontiamo un tema a me molto caro. I bambini hanno bisogno di vivere il fuori e anche di sporcarsi. Quando io ero piccola mi potevo sporcare. I bambini si potevano sporcare. Nessuno si stupiva di vedere mani sporche di terra, vestiti macchiati d'erba, ginocchia sbucciate e salte nel fango. Oggi tutto questo è visto come mancanza di cura e lo sporco rappresenta il nemico da combattere. Le mamme di oggi vogliono vedere i loro bambini puliti, profumati, come appena usciti dalla lavatrice. Temono che lo sporco porti malattie e influenza e così viene impedito ai bambini di sperimentare, di crescere, di apprendere. A scuola, se sono fortunati, i bambini vivono tutte le loro esperienze a 360 gradi, ma nonostante le loro espressioni di divertimento e di grande piacere, la prima cosa che vedono le mamme quando ritirano i loro figli è lo sporco. «Oh mamma, come ti sei conciato!» Smontando tutto, facendo perdere ai bambini l'entusiasmo che li ha guidati durante tutte le loro scoperte. Il bambino gioca con tutto il corpo, si tuffa nelle cose, le vive, le tocca, le conosce con le mani. Allora, permettetegli di sporcarsi. L'adulto crede che ci sia un modo giusto di giocare, ma non si ricorda che per imparare è necessario entrare dentro le cose. Il bambino, lasciato libero di giocare, di sperimentare, si confronta con i materiali, li tocca, li conosce e lo fa divertendosi. Il sorriso lo accompagna in ogni sua scoperta. Sporcarsi aiuta i bambini ad essere aperti verso la vita e gli consente di apprendere con vivacità. Questo lo renderà uno studente recettivo e un adulto molto curioso. Lasciamo che i bambini stiano all'aperto, che tocchino la terra, l'erba, il fango e che i materiali gli suggeriscano emozioni. Paradossalmente, i bambini che si sporcano si ammalano di meno, hanno difese immunitarie più alte. L'eccessiva igiene, che dovrebbe proteggere il bambino, a volte invece ha effetti opposti. I bambini che non giocano mai fuori, purtroppo, si ammalano più facilmente. Naturalmente non dobbiamo esporre i bambini a rischi inutili o lasciare che si buttino nel fango ogni volta che lo desiderano. Siamo noi, adulti, a stabilire le regole e soprattutto l'abbigliamento idoneo per vivere lo spazio all'aperto in piena sicurezza. Vivete il più possibile il fuori e quando andate a prendere i bimbi a scuola, se hanno macchie sui vestiti vuol dire che si sono divertiti, hanno giocato, hanno sperimentato. E sicuramente hanno appreso qualcosa. I giochi dei bambini non sono giochi e bisogna considerarli come le loro azioni più serie. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il mio video. Vi aspetto qui settimana prossima. Mi auguro di non aver urtato la sensibilità di nessuno. Quello di cui parlo è soltanto la mia esperienza, quello che ogni giorno vivo con le mie famiglie. Vi ringrazio, se avete qualcosa da raccontarmi, vi aspetto qui nei commenti. Un abbraccio, un bacio e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti!